porta dai cinque pertusi che cercheremo di violare nei calci di rigore. Quando volete. Ci siamo, ci siamo. Allora, Cristiano, attenzione. Come sempre, provate a rispondere da casa, giocate con noi. La tua risposta dovrà iniziare con la lettera E. L'esclamazione greca che vuol dire ho trovato. Eureka. Eureka, esatto. Esclamò Eureka Archimede, Archimede. Bene. Seconda domanda, inizia con la O. Lo è ogni angolo maggiore di 90 e minore di 180 gradi. Ottuso. Ed è ottuso, esatto. Bene, Cristiano, 2 su 2. Siamo alla terza domanda. Inizia con la P. Il granchio a cui piace vivere dentro una conchiglia vuota. Il paguro. Il paguro, esatto. 3 su 3, siamo alla quarta domanda. Inizia con la E. L'impugnatura di una spada. L'Elsa. Com'è? L'Elsa. L'apostrofo Elsa, sì, sì, Elsa. Elsa, certo, sì, sì, l'Elsa, no, no, non l'Elsa, sì, tutto attaccato. L'apostrofo Elsa è della risposta esatta, va bene. Quinta domanda, inizia con la lettera G. La madre di Amleto. Gaia, non me lo ricordo. No, non Gaia, ma Gertrude, Gertrude. Forse primo errore, se non va bene la prova di recupero. Sergio! Pronti per la prova di recupero? I calci di rigore, grazie Frescina, ci abbiamo Giampaolo, ieri il benvenuto Giampaolo. Calcio di rigore, 3 tentativi per riuscire a far gol in uno dei 5 pirtusi. Mi raccomando, dalla tua parte c'è il maestro Vecchioni che rulla i tamburi e no. Istruttore di calcio. Istruttore di calcio, e allora... Però è istruttore di calcio, quindi attenzione, non è facile, che la porta di solito è più larga. Quando vuoi. Secondo tentativo, terzo tentativo, attenzione. Dai Giampaolo. Attenzione, ultimo tentativo, Lorena si comincia a riscaldare. C'è! C'è! Guarda gli occhi della tigre, gli occhi della tigre. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bravo, un campione. Allora continuiamo l'avventura con Cristiano Studente, che rappresenta a Montorio Alvomano. Siamo alla domanda numero 6, nessun errore, tutto cancellato. Domanda numero 6, inizia con la lettera P. La moneta usata dagli spagnoli prima dell'euro. Il peso. No, il peso è messicano, è la peseta spagnola o il peso messicano. Ai, 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 vamos, Frishas. Eccoci qua, sembravo Asfi Duncan. Pronti, pronti, pronti. Vai. Giampaolo, istruttore, l'hai dimostrato, quindi non devo dirti niente. Lì c'è il calcio di rigore, loro fanno... Oh, oh. E tu vai, vai a segnare, vai. Ora, ora, c'è. Bravo, brava. Bene, annullato anche questo errore, stiamo andando avanti a sprombattuto. Bene, Cristiano, siamo alla domanda numero 7. Inizia con la lettera C. Il nome con cui gli antichi romani chiamavano la Scozia. La Caledonia. Ed è la risposta esatta, Caledonia. Siamo all'ottava domanda, inizia con la G. È il punto più elevato del dorso di un cavallo. Il Garrese. Bravo, il Garrese! È da lì che si misura l'altezza di un cavallo, proprio dal Garrese, che sta proprio qui sopra la schiena. Penultima domanda, inizia con la M. Il nome con cui è più conosciuto Giulio Repetti. In arte? In arte Battisti e? Mogol. Era Mogol, Mogol, Giulio Repetti, grande, grande paroliere di grandi canzoni. Sergio! Ed eccoci!
Eccoci qua, a proposito, questo gioco è il gioco preferito di una nostra ascoltatrice che oggi compie 16 anni. Facciamo tanti auguri a Eleonora Guardino di Sciacca, 16 anni, auguri! Ma! Ecco qua! E a te, tanti auguri Eleonora, tanti auguri a te! Vieni Giampaolo, bello! Non voglio più guardare perché lui è tremendo, istruttore di calcio eppure fa sempre... Sì, lui lo chiamano pallone d'oro. Lei con il calcio ha un rapporto particolare, capiamo. Vabbè, comunque, si tolga gli occhiali, dai. Allora è vero che Michael Jackson è vivo, sembrava Michael Jackson per un attimo. Pronto? Prontissimo! Dicevo che lui è chiamato sì. Pallone d'oro, non per la capigliatura. Vai, Giampaolo! Si muove. No! Si è mosso il pallone, per questo è... Beh, non è semplice, non perché è di spugna è questo. Quindi... Abbiamo lo studio in pendenza. Esatto. Guardali a casa. Grande partita. Siamo amici telespettatori all'ultima domanda e poi 10 su 10. Con la L. I fratelli francesi che hanno inventato il cinema. I fratelli Lumière. Ed è la risposta esatta. Bravo Cristiano, vieni. È accoppiata Cristiano e il rigorista, 10 su 10. Molto bravi, complimenti. Bocca al lupo, naturalmente. Grazie. Anche alla scena. Vediamo. Adesso...